Io non vorrei che le anticipazioni che a volte vanno sui giornali prima ancora che possa leggerle io o qualsiasi altro componente del governo, non Cioè solo lei il non l'aveva tavolo di ancora Mosè. letto? Ci sta dando Diciamo, una io notizia? Ha capisco. letto dai No, giornali, il non è che non documento? l'avevo ancora letto, è che come lei sa, perché abbiamo discusso spesso, a marzo il Comitato Scientifico fa il proprio lavoro e lo fa anche molto bene. Propone delle linee guida. Quelle linee guida vengono messe sul tavolo ovviamente del Ministro della Salute e ci sono delle mediazioni con i ministri competenti, in questo caso con la scuola e con i E con la sindacati. Ma sanità. fino a quando non c'è un accordo, no, ma dico la salute lo fa con la scuola, fino a quando non c'è un accordo, non ci sono le linee guida. Quante volte ci avete sentito discutere tra marzo e aprile di proposte del Comitato Scientifico che poi sono state adattate alla realtà perché i Però medici questo l'ha ti detto dicono alcune Razzolina, cose sulla non è base di una un'anticipazione di valutazione. Repubblica. Non è un'anticipazione di Repubblica. Il Sì, ministro Azzolina, no, ma anche in ascolti. onda, ha detto che la febbre Certo. verrà misurata a casa, quindi non Sì. è una cosa Ecco, sono due cose, dei sì, giornali. Marianna, Sì, Boccia sta la ministra rispondendo Azzolina ne sul ha parlato tempo fa documento in dell'Istituto onda, Superiore di ma. Sanità e tu stai parlando ora in questo momento della misurazione, però finiamo la risposta perché Boccia ci sta dando una notizia, cioè ci sta dicendo attenzione, quel documento è vero perché è la bozza su cui si è iniziato a discutere, ma come per tante altre decisioni ci ha detto ora, potrebbe non essere definitiva e potrebbe essere limitata, diciamo, Ma all'intervento la della decisione politica. definitiva la prende come sempre il governo nella sua interezza, la prende il Consiglio dei Ministri. È una Oggi, questa sera, notizia. mentre noi siamo in onda, non so se è ancora in corso, c'è un confronto tra l'amministra Azzolina, il commissario Arcuri, i sindacati, gli enti locali e ci sarà un Va confronto bene, con le quindi lei ci regioni dice perché stiamo per quando ora si discute di parlando. banchi, di attrezzature, si discute. Stiamo soltanto per ora parlando di E ipotesi e ho di un bozze. ritorno. Chiaro, va bene, no, questa è una No, precisazione. sta dicendo È quella chiaro? proposta No, stavo non è semplicemente. definitiva, Sì, perché la ma. politica interviene e la cambia. Stavo semplicemente completando un ragionamento. Il ragionamento è fino a quando non si chiude il pacchetto complessivo. Una cosa è certa, la scuola riaprirà con la sicurezza massima. È evidente che in questo momento sul tavolo della ministra e sul tavolo del governo ci sono una serie di dossier, dal distanziamento fisico, e cioè i banchi, all'intervento immediato delle ASL che è garantito dall'impegno delle regioni, e lì il coordinamento è un lavoro complesso. Fatemi dire che con le regioni stiamo facendo un lavoro duro e molto, molto, molto serio e costruttivo perché c'è una continua, una leale collaborazione. Guardate che garantire che si intervenga in tempi rapidissimi, esattamente come è stato fatto a Fiumicino con la Regione Lazio e Ciampino l'altro giorno per gli italiani che tornavano dalle vacanze all'estero. La stessa cosa bisognerà fare con le scuole. In tempo reale, se c'è un caso di contagio o anche un parente contagiato, può essere il parente di un professore, di un dipendente del personale della scuola o può essere anche la mamma o il papà di uno studente. Quando ci sarà un positivo, ci sarà un nucleo di persone che interviene in tempo reale perché noi dobbiamo dare Ecco, sicurezza sì, in però ogni momento questo è a quella chiaro. comunità. La cosa, E questa ministro, cosa va organizzata. Ora, prego, dire prego. in anticipo se il Comitato Scientifico, l'Istituto Superiore di Sanità ha detto una cosa anziché un'altra, io capisco il dibattito, è importante per l'amor del cielo e che continui, anzi, più cose vengono dette e Sì, più cose vengono messe in discussione, più noi possiamo migliorare. Però qui non è stata tirata la linea ancora, è in bene. corso Cottarelli e Barbano, così. Perché l'organizzazione siamo di in tutto tanti, ministro, l'impianto che così dovrà riusciamo. portare la scuola ad essere in sicurezza. Dateci il tempo di No, completarlo fateci questo. lavorare, dice sì, e No, noi. però allora sa che Perché se no. cos'è? Allora si manda una smentita, No. perché esce un documento che dice ogni caso positivo si ferma tutta la classe e tutti i Non tracciamenti l'hanno ancora che sono deciso. Questo non integrati. l'hanno ancora Sì, ma deciso. allora bisognava smentirlo subito perché da 4 giorni quei poveri presidi che già Ma sono loro dicono non bombardati, l'abbiamo deciso. La notizia di lo oggi è so, non la l'abbiamo deciso, mi notizia che pare di ci sta aver capito. dando Boccia è clamorosa, è quella Io che penso che queste sia una linee non saranno discussione ancora definitive. prematura, Telese, lo dico con grande franchezza, una discussione prematura. Dico, completiamo il lavoro, sentiamo le regioni. Le ASL devono dirci
quanto, e io so che possono far tanto, dice, perché ho visto Boccia, cosa abbiamo fatto in questi quattro mesi. Se questo paese è uno dei paesi più sicuri al mondo, permettetemi di dire, visti i dati e i numeri, in questo momento è il paese più sicuro al mondo, è perché la sanità italiana ha funzionato, è perché le ASA hanno funzionato, è perché gli ospedali hanno funzionato. Quel personale ci ha aiutato ad occuparci delle scuole in via preventiva, così come i medici di base. Completiamo questo lavoro e poi tiriamo le somme. Se tiriamo le somme, perché c'è un dibattito che io rispetto sui giornali su se o meno si fa la quarantena e quante persone la fanno, deciderlo. Trovo vabbè, che chiaro, la cosa chiaro. Sia diciamo, no, piacevole messo, però, per un dibattito estivo poco vabbè, poco almeno, però scusate, la notizia è che Boccia con la diplomazia che ha sta rottamando il documento dell'Istituto Superiore di Sanità, perché se decidere. Dice che c'è un dibattito sul giornale abbiamo visto un documento questo. Poi se io posso rottamare qualcosa, io che non ho mai amato la rottamazione non rottavo nulla, questo è buono, devono ancora decidere. Allora però Cottarelli, aspetta.